Il rappresentante del sindacato di polizia riformista è stato a Lentini e ha visitato i locali del commissariato e tra i responsabili del sindacato a livello provinciale, Carmelo Ciciulla è il vice segretario provinciale. Ecco, un importante incontro non tanto per la motivazione di per sé, ma per la rappresentanza, il segretario nazionale di un sindacato che visita un commissariato. Il commissariato di Lentini ha bisogno di tanti aiuti e probabilmente ci potranno essere gli stimoli giusti. Sì, uno dei problemi fondamentali che abbiamo a Lentini è quello un po' atavico, quello del personale. Gravissime carenze di personale ci sono in questo commissariato perché l'organico abbiamo chiesto di aumentarlo da tantissimi anni. Speriamo che la presenza del segretario nazionale possa stimolare i nostri vertici affinché giovani possano arrivare a Lentini. Non c'è stato da anni ricambio generazionale perché qua c'è necessità che arrivino ragazzi dalle scuole, che arrivino giovani perché Lentini è un punto importante. Vista la vicinanza con la vicina Catania, questo triangolo necessita di giovani, necessita di personale che faccia tanto controllo del territorio. Ecco, oltre a quella del personale c'è anche la questione della sede, se ne è dibattuto. Sì, la sede è importante. Noi da 3 anni siamo in questi locali che sicuramente sono meglio della vecchia sede dove eravamo in via Riccardo D'Alentini, perché quello era proprio un obbrobrio ormai dichiarato inagibile, nonostante noi con grossi sacrifici continuavamo a lavorare. Però ora c'è una sede nuova, gli ex locali del Tribunale che ormai che sono chiusi perché il Tribunale, come sappiamo, si è trasferito a Siracusa. Quei locali sono chiusi e non vogliamo che rimangano tali perché è abbandonati e non possiamo rischiare che facciano la fine di tanti altri locali. Qua ci sono grossi costi dello Stato per pagare questo stabile ai privati. Perché non trasferirci in quei locali che sono sicuramente più idonei perché sono isolati, qua siamo in mezzo ad un condominio dove abitano altre persone ed è norma ed è regolamento che i locali destinati alle forze dell'ordine stiano isolati e non siano accanto a famiglie e quindi sicuramente quelli sono più idonei. E non ci sarebbe aggravio per lo Stato.